Possono vedere meglio i colori delle pietre di cui è composto questo sasso. Ecco qua. Ci sono delle piccole parti bianche su una base aranciata e delle parti grigie azzurre, vedete qui così. Qui da questa parte è molto particolare, bellissima come pietra. Ecco questa per esempio, come quella che vi ho fatto vedere prima. Andrò a lucidarle e rimarranno con questi colori più vivi. Ok, poi vediamo un po'. Allora, questa pietra mi ha colpito quando l'ho vista, perché se la osservate attentamente a me mi ha fatto subito venire in mente una cosa. Vedete questa parte qui così e questa parte tutta liscia, questa forma un po' bombata sia di qua che di qua. Sembrata un pettirosso, però questa la voglio dipingere e vi farò vedere magari a lavoro ultimato quello che avevo in mente di fare, appunto un pettirosso, un uccellino. Questa per esempio mi sembra un'ala, però non voglio dirvi più nulla. Quando lo faccio ve lo mostrerò. Questa non la bagno perché comunque è una pietra grigia omogenea e così rimane. Il suo colore naturale.
Io spero che voi sentiate questo rumore, ma giuro che non avevo ancora provato a bagnarla e quindi questa cosa per me è nuova e mi stupisce. No, vabbè, è troppo strano, io spero che voi abbiate sentito questo rumore. Non ci sto credendo neanche io, giuro che vi sto prendendo in giro. Vediamo da questo lato. Qua un po' di meno. Ma dall'altro lato non so se avete sentito una specie di vibrazione incredibile. Proverò di nuovo poi. Adesso voglio farvi vedere i colori. Guardate che carina. Sono tantissimi colori e materiale. Penso di sempre pietra, però guardate, va da un rosso scuro, beige, beige più scuro, grigio scuro, ancora beige, rossastro, azzurrino, insomma, troppo carina secondo me, è molto molto particolare. Adesso veniamo al pezzo forte, il mio preferito in assoluto, alla quale io non so dare una spiegazione, diciamo, precisa, perché adesso ve la mostro. L'ho appena bagnata perché mi dava fastidio alle mani, era troppo ricoperta di sale e mi dava un po' fastidio alle mani, quindi l'ho bagnata prima di farvela vedere, così si nota anche meglio. Così sembra una banalissima pietra normale, molto dura, da questa parte è abbastanza porosa, vedete? E qui ci sono dei sassolini inglobati. Questo sembra addirittura un cuoricino, guardate che carino bianco. O lo vedo solo io? Qua. Boh. Vabbè, comunque invece di qua. Guardate, sembra quasi incisa. Vedete, se la giro potete vedere il rigonfiamento qui e l'incavo in queste specie di X. Questa è la pietra che di queste mi ha incuriosito più di tutte, perché non riesco veramente a darmi una spiegazione su come una pietra possa avere queste incisioni. Io ho pensato potesse essere magari una pietra di qualche giardino, magari